Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e oggi in questo nuovo video parliamo di come andare al mare con le mestruazioni. Video anche per uomini. Sigla! Vi invito anche a cliccare subito iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui temi della sessualità e soprattutto fare proposte su argomenti nuovi. So che questo argomento interessa moltissimi uomini perché in realtà gli uomini non hanno granché difficoltà a portare al mare la fidanzata mestruata, ci mancherebbe, o l'amica, né a fare sesso con la partner che ha le mestruazioni. Tra l'altro, la visione orripilante del sangue mestruale lentamente negli anni sta cambiando e devo dire che sta cambiando più velocemente per l'uomo che per la donna. Quindi, cari amici, quando la vostra partner o amica o sorella o cugina o amica con benefici vi dice: "No, io non voglio venire al mare perché non posso fare il bagno." allora tirate fuori questo video oppure la borsetta del pronto intervento e iniziate a fare educazione sessuale. Cosa dire? Numero 1. Ti prometto che non ti lascerò asseccare sotto il sole. Possiamo anche rilassarci in pineta, dove la bella frescura può essere rilassante. Ma soprattutto il bagno non solo lo puoi fare, è anche altamente consigliato, a meno di non essere nella sorgente di Acquaviva con l'acqua ghiacciata. Tra l'altro, prima di ricevere delle polemiche, questo video non è fatto per quelle donne che soffrono di intensi dolori mestruali, che andrebbero invece visti da un altro punto di vista. Infatti, rinfrescarsi nelle acque salate e fresche quanto basta, attualmente anche tiepide, tira un po' più su non solo l'umore, ma anche l'organismo che si rigenera. Ma poi come faccio? Mi dovrò pur cambiare, oppure allagherò il mare A parte che nel mare ci facciamo tante di quelle schifezze che un poco di rosso sarebbe proprio l'ultima delle preoccupazioni, però cosa rispondere? Numero 2. Ti aiuto io a risolvere la cosa. Ho già pronta per te la borsetta degli ausili. Ricordiamoci quindi di portare un cambio di costume o degli slip normali, giusto per non rimanere con il costume bagnato che può essere fastidioso, e per poter indossare, se lo preferiamo, un assorbente esterno dopo il bagno e godere così del totale senso di fresco e rilassatezza dopo esserci magari anche sciacquate con dell'acqua dolce, nella doccia del Lido o anche portando una bottiglia di acqua dolce da casa. Se però ci prende bene e vogliamo fare altri bagni, ci sono almeno ben 3 metodi che si possono utilizzare. Inserisci un assorbente interno e ricorda di cambiarlo dopo la nuotata o al massimo dopo 2 ore. Questo perché il materiale di cui è fatto non è il miglior amico della nostra vagina. Inserisci la spugna mestruale che ha la stessa funzione dell'assorbente interno, cioè assorbe, e ricorda di cambiarla dopo un paio d'ore. Con questa, se vuoi, puoi anche avere dei rapporti sessuali penetrativi. Inserisci una coppetta mestruale e dimenticala per le prossime 8 ore più o meno, in base al tuo flusso, perché lei contiene ed è fatta anche di un materiale compatibile con il corpo. Poi, se sarai ancora al mare, puoi svuotarla in bagno perché ovunque c'è un bagno pubblico, oppure potrai svuotarla anche sul terreno perché ricordati che il sangue mestruale è naturale ed è anche un ottimo fertilizzante. Ma a me queste cose non piacciono, e poi io odio l'acqua salata, il mare, i bambini che fischiano, la gente che gioca a palla, la sabbia, gli scogli, il sole. Va bene, quello è il condizionatore, questo è il telecomando, io vado al mare. Ma tu fai il bagno con le mestruazioni? Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video con questa mano. Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e oggi in questo nuovo video parliamo di come andare a mare con le mestruazioni. Video. Vi invito anche a cliccare subito iscriviti al mio canale.